È per questo che noi siamo convinti che potremo farcela se ci impegneremo in questo periodo che manca al voto, e sono convinto che riusciremo a portare a casa qualcosa di importante per il nostro Paese. Rispetto alla scala mobile devo dire una cosa, probabilmente non ci siamo spiegati bene. Il nostro è un sistema di recupero a posteriori, cioè quello che veniva rimarcato dalle scuole, no, economiche, dell'errore della scala mobile, ti do in anticipo quello che capiterà dopo. Il nostro sistema dice semplicemente una cosa: al 31-12-2007 c'è stato il 3,7 di inflazione a San Marino, ok, dall'1-1-2008 la busta paga pesa 3,7 in più, quindi è postergato questo tipo di aumento, quindi non ha nessunissimo problema. Anche se poi sul piano più macroeconomico, trattandosi di un paese microscopico come San Marino, questi sono fenomeni, francamente, io non sono un economista, ne abbiamo consultato qualcuno anche di un certo livello, ci è stato detto che sono fenomeni assolutamente risibili e che non creano problemi. Io dico, sono lavoratore dipendente, ho preso l'aumento del 2,4 se non ricordo male, però l'inflazione sanmarinese a chiusura di anno è stata 3,6, ci ho rimesso l'1,2 in questa fase. È vero, in qualche occasione è andata meglio, in qualche occasione è andata peggio. Noi siamo molto preoccupati perché siamo convinti che questa forma di recupero sia un diritto, non sia una qualcosa da barattare con altro e sia assolutamente necessario salvaguardare, cioè fenomeni diciamo così di povertà nella nostra realtà non ci sono, però quando ci sono di mezzo i diritti e i principi, noi pensiamo che tutto quello che serve per creare anche pace sociale, dare certezza alle persone, credo che sia utile. Io penso anche che si debba investire in una cultura dei lavoratori diversa, quella che fa non solo dell'interesse economico la leva sulla quale muoversi, sulla quale cercare di convogliare i propri interessi, cercare di svecchiare questo tipo di impostazione, anche se, sono consapevole, non è facile, perché siamo in una società dove per molti anni tutto è sembrato quasi regalato e molto poco guadagnato. Accenno poi un'altra questione, cioè rispetto alle regole del lavoro, noi abbiamo fatto diverse iniziative e sono un po' in quella cartelletta gialla che era all'entrata. Noi per la verità abbiamo presentato, e non mi sto a allargare troppo perché lo sto facendo troppo lunga rispetto al tempo che avevo previsto, noi abbiamo presentato anche una legge di iniziativa popolare che ha già fatto la prima lettura in Consiglio Grande Generale e dovrebbe a breve andare anche in commissione, lo spero almeno, anche perché il clima politico non è proprio il massimo, anche San Marino, comunque adesso vedremo. Per noi sono provvedimenti estremamente importanti anche questi, specie quello sul lavoro, proprio perché vanno a delineare un modello del diritto del lavoro dove le certezze che il movimento sindacale, ma anche i cittadini credo debbano ricercare, cominciano ad essere molto più chiare, anche perché ci sono due norme sostanzialmente che gestiscono questo mini progetto che è definito interventi urgenti in materia di lavoro, che cercano di evitare l'innovazione giuridica. Mi spiego un attimo. San Marino ha vissuto questa fase di lavori precari che in qualche modo sono stati poi regolamentati e legalizzati in questa legge 131 del 2005, con grande indifferenza, no? Grande sviluppo economico, lavoro per tutti, ma in fondo cosa vuoi che sia, lasciamo perdere, poi dopo ci accorgiamo che c'è il casino, scusate il termine, bisogna fare qualcosa. Noi ci siamo posti una questione, abbiamo detto, ma siccome siamo reduci da un'esperienza molto negativa, perché non frenare l'innovazione giuridica da parte di datori di lavoro e furbetti di vario genere? In un articolo abbiamo formulato un concetto: tutto quello che non è previsto dalla legge è esplicitamente vietato in materia di lavoro. Quindi, da questo momento in poi, qualora il Consiglio Grande Generale approvasse questa legge, inventarsi l'outsourcing, inventarsi le collaborazioni, inventarsi tante altre associazioni di partecipazione, no? Che da noi non c'è, ma nel codice civile italiano c'è e crea già dei guasti anche a livello occupazionale in Italia, perché so io, è sicuramente un freno messo. Come pure l'articolo 2 noi proponiamo un'altra cosa molto importante, che è quella che evita la somministrazione di lavoro. E è una cosa che ho scritto io, per carità, ma e l'ho fatto quasi un copia e incolla con i necessari adattamenti di quella che è la legislazione italiana del 62, quella che diceva semplicemente: se io sono dipendente di X, però sono a lavorare nell'azienda Y,
Y e uso gli strumenti dell'azienda Y, sono dipendente dell'azienda Y, non sono dell'azienda X. Questo è palese. Nel nostro ordinamento questa norma non c'è e consente tante furbate. Le prospettive. Io sono un po' triste sulle prospettive in questo senso, anche se mi sento un po' incoraggiato da altre cose. Perché abbiamo cercato in questi mesi di discutere, di parlare in particolare con chi è dentro le istituzioni, in particolare i partiti, il Congresso di Stato, cioè il governo di San Marino, eccetera. Per la verità abbiamo riscontrato uno scarsissimo successo. In questa sede devo rimarcare che noi abbiamo ricercato il confronto con il governo, perché comunque rappresenta una maggioranza politica, e due nostre raccomandate sono andate non a buon fine, cioè a settembre dello scorso anno abbiamo scritto, a dicembre dello scorso anno abbiamo scritto, e non c'è il verso di aprire un dialogo su questi temi che io ritengo estremamente delicati e estremamente importanti. Abbiamo fatto un giro di consultazioni la primavera scorsa con tutte le forze politiche e devo dire che comunque ci sono alcune forze politiche che ci sostengono. Quindi io devo dire grazie in questa fase, perché esplicitamente Sinistra Unita, attraverso un apposito deliberato di una sua recente assemblea programmatica, ha detto: noi sosteniamo questi quesiti referendari. Devo ringraziare la forza politica, la lista civica, noi sanmarinesi, perché ha manifestato fin da subito notevole interesse e sostegno per le nostre iniziative, analogamente anche il Partito Socialista Nuova San Marino. Però il resto è abbastanza desolante, nel senso che ci si sarebbe aspettato, di fronte a una maggioranza di centro-sinistra, così si dice, dove nei suoi programmi ha in misura molto rilevante gli aspetti del lavoro, eccetera, ci si sarebbe aspettato da parte nostra maggiore attenzione e maggiore forse tempestività su questi argomenti. Poi per carità la politica è complessa, ci sono 318.000 cose, ci sono 618.000 problemi e per carità tutto succede. Però non trovare il tempo per questi argomenti io credo che sia francamente un grandissimo e un fortissimo errore, anche perché normalmente i governi di centro-sinistra si caratterizzano per un atteggiamento verso il sociale, verso il lavoro, particolarmente marcato e attento. Concludo dicendo, esprimendo un auspicio. Io sono convinto che ce la potremo fare. Perché la vera... Scusate. La dico un po' grossa, ma sono convinto che la verità e la ragione sono dalla nostra parte.